avendo tanti partirò dall'articolo 41 della Costituzione, che ricordo ci dice che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto, ecco, non solo in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, ma anche alla dignità umana, questo concetto di dignità umana. Ecco, più che mai oggi ci siamo resi conto che fare giustizia vuol dire anche tutelare la salute e la dignità dell'uomo. Due valori che appaiono assumere una importanza sotto molteplici aspetti, sia negli ambienti di lavoro sia negli ambienti di vita. E un primo aspetto è la salute e la dignità dell'uomo che lavora. Una salute e una dignità che sono spesso messe a dura prova da vari fattori, e come ci veniva ricordato poco fa, le cronache di questi giorni ci fanno capire, se noi vediamo lavoratori che scendono in piazza per reclamare il posto di lavoro anche a costo di perdere la propria salute e la propria dignità sul lavoro. Ma non basta. Le esperienze giudiziarie, i processi penali che abbiamo fatto in questi ultimissimi anni ci hanno fatto capire anche che non possiamo, non dobbiamo limitare la nostra attenzione ai luoghi di lavoro. Dobbiamo occuparci anche degli ambienti di vita. Dobbiamo tutelare la salute e la dignità non solo dei lavoratori ma anche dei cittadini. Da questo punto di vista, alcuni processi che abbiamo fatto ci hanno fatto capire che i rischi ambientali non colpiscono soltanto i lavoratori, colpiscono anche i cittadini. Ci hanno fatto capire che i rischi ambientali non possono essere ghettizzati all'interno di una fabbrica, ma possono espandersi in danno delle intere popolazioni. Abbiamo imparato che l'accusa da muovere ad alcune imprese non può più essere soltanto quella tradizionale dell'omicidio colposo o della lesione personale colposa in danno di un lavoratore, ma che può essere anche quella dell'omicidio colposo o della lesione personale colposa in danno di un cittadino che non ha mai varcato la soglia di una fabbrica. E non può essere soltanto l'accusa del delitto di omicidio o di lesione personale colposa, ma può anche essere quella di reati che sono previsti dal nostro codice penale sin dal 1930, ma che sono rimasti largamente disapplicati. Il delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, di cui all'articolo 437 del codice penale, applicabile non solo agli infortuni sul lavoro, ma anche a quelle che la Cassazione chiama malattie e infortuni. E il delitto di disastro, vuoi nella versione colposa 449, vuoi nella versione dolosa 434 del codice penale. Reati, come noi sappiamo, di grande consistenza giudiziaria, no? Basta pensare che quando noi contestiamo 424,2 del codice penale arriviamo a una pena della reclusione sino a 12 anni, quindi reati di grande impatto. Dove per disastro non si intende solo quell'evento che ha una manifestazione immediata, non so, il crollo, l'incendio, ma come ci ha insegnato la Corte di Cassazione, ad esempio nella sentenza su Porto Marghera,
il disastro è anche un evento che può non essere immediatamente percepibile, ma che si realizza in un arco di tempo molto prolungato. Un disastro che può essere interno allo stabilimento, ma che può anche essere esterno allo stabilimento. Emblematico è quello che capita in una città come Casale Monferrato, dove ogni anno muoiono 50 persone nuove per mesotelioma pleurico, tipico tumore d'amianto. E queste 50 persone non sono più lavoratori, perché ormai lo stabilimento è chiuso dal 1986, sono cittadini. Due settimane fa è morta una donna di 37 anni, che sicuramente non ha mai varcato la soglia della famiglia, anche è stata esposta in quell'ambiente di a 37 anni, che è un'età incredibile, vuol dire che è stata esposta già quando era molto piccola, tanto la latenza di 20, 30, 40 anni tra l'esposizione e la patologia. Questo percorso che ho cercato di descrivervi, dall'omicidio colposo sino al disastro doloso, è, devo dirlo, un percorso che ci è stato reso possibile, beh, posso dire, dai nostri padri costituenti. Perché? Beh, autonomia del pubblico ministero dal potere politico. In Francia non riescono a farlo questo processo, perché la Procura della Repubblica ha deciso che non si va. Obbligo, potere e dovere del pubblico ministero non solo di ricevere le notizie di reato, ma anche di prendere notizia dei reati di propria iniziativa. È l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale, non di fare una valutazione sulla opportunità di esercitare l'azione penale. Quindi non finirò mai, credo, di esprimere la mia gratitudine a quei padri costituenti che ci hanno dato un quadro costituzionale di questo tipo. Ed è emblematico anche il caso dell'Ilva di Taranto, si è parlato poco fa. Significativa a questo riguardo è una sentenza della Corte di Cassazione del 4 aprile 2013, numero 15.667. Con questa sentenza, no, è della prima sezione, e con questa sentenza la Corte di Cassazione conferma la misura degli arresti domiciliari a carico dei proprietari, oltre che del direttore, dei proprietari dell'Ilva di Taranto, e per quali reati? È molto interessante, qui sono i reati per cui noi abbiamo, per esempio, in altri casi, 437,2 434,2 del codice penale. E molto da leggere questa sentenza, molto interessante, ve ne leggo un brano in cui si dice: gli imputati hanno realizzato imponenti quantità di emissioni provenienti dagli impianti dello stabilimento di polveri inquinanti contenenti sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale. Gli inquinanti che si disperdono non solo all'interno dello stabilimento con gravi danni alla salute dei lavoratori, quindi 437,2, ma anche nei terreni esterni allo stabilimento, cagionando il consistente inquinamento di un'area molto vasta del territorio. Ed è anche
interessante un altro passaggio. Questi reati sono stati posti in essere con condotta omissiva e omissiva, non solo omissiva, ma anche commissiva, l'intreccio tra le condotte attive e le condotte passive, con coscienza e volontà per deliberata scelta della proprietà. La responsabilità di chi ha deliberato la politica aziendale della sicurezza, una scelta strategica di fondo. Dunque, un nuovo scenario, ma nuovi reati, nuove prospettive. Di fronte a queste prospettive ci chiediamo: ma perché ancora tanti infortuni sul lavoro, perché ancora tante malattie professionali, perché ancora così poca prevenzione nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita? Ecco, io credo che noi abbiamo leggi tra le migliori al mondo, almeno sino a quando non sarà varato forse questo decreto delle semplificazioni, no? Ogni volta che si parla di semplificazione ho intravisto alcune norme che temo ci facciano fare un piccolo passo indietro, però queste leggi sono molto buone, però restano largamente disapplicate. Perché? Beh, una causa, a mio parere, sta nella carenza di controlli. Vuoi dei controlli affidati agli organi di vigilanza, vuoi dei controlli affidati alla magistratura. E parlerei soprattutto questo secondo aspetto, visto il quadro in cui anche questo grido di dolore per la salvezza della vita. Perché qui noi dobbiamo renderci conto che si lavori a Rossano o a Castrovillo o altrove, però bisogna cambiare un po' il metodo di lavoro. Perché non possiamo andare avanti con questo sistema. In alcune zone del nostro paese i processi penali in materia di tutela della salute dell'ambiente non si fanno, non è che se ne fa proprio, non si fanno. Io spero che qua se ne faccia. Abbiamo avuto lei ma qua che è un problema, centinaia di casi di tumore in Italia. In altre zone magari si fanno, ma spesso con una tale lentezza che poi si arriva in Cassazione alla prescrizione del reato. E allora la conseguenza è devastante, si diffonde un senso di impunità in danno dei lavoratori e delle stesse imprese virtuose. L'idea che le regole ci sono ma che si possono violare impunemente, senza incorrere in effettive responsabilità. Proprio nel corso di quest'ultimo anno ho avuto occasione di girare per il nostro paese, sono andato in varie parti del nostro paese. E ogni volta, anche oggi, parlo con i colleghi della Procura della Repubblica, parlo con i cittadini, con i lavoratori e dagli uni e dagli altri apprendo che, ad esempio, i casi di tumori ambientali non vengono nemmeno segnalati all'autorità giudiziaria. È un fenomeno che ho riscontrato in Sicilia, in Puglia, in Sardegna, in Campania, nel Lazio, in Umbria, negli Abruzzi, ma anche in Toscana, in Lombardia, anche nelle zone, insomma, Veneto,
Emilia, Liguria, anche in varie città del Piemonte. Vai lì. Dici, ma si fanno certi processi? E come mai? Non ci arrivano gli segreti. Noi abbiamo presente che esistono gli obblighi di referto, gli obblighi di denuncia, dovrebbero essere adeguatamente adempiuti e anche di adempiere dall'autorità. Cioè, non è possibile che non arrivi mai un caso di misoglione. E allora ecco come poter cercare di rimediare a questa situazione. Beh, io vorrei sottolineare in particolare due esigenze. La prima esigenza è che dobbiamo adottare metodologie di indagini realmente penetranti, molto più affinate di quelle che si adottano usualmente in questo settore della salute e dell'ambiente. Soprattutto metodologie che non fermino la propria attenzione alle responsabilità dei livelli più bassi dell'organigramma aziendale, ma che se del caso individuino tali responsabilità nelle stanze dei consigli di amministrazione delle società, laddove si decide la politica aziendale della sicurezza, laddove si decide quanto si spende per fare sicurezza. La nostra Corte di Cassazione ci sta dando delle indicazioni preziosissime. Basti pensare che ancora ultimamente una sentenza del 20 maggio 2013, la Corte di Cassazione ci ha detto: gli obblighi previsti in materia di tutela della salute, della sicurezza, a carico del datore di lavoro, in una società di capitali gravano indistintamente su tutti i membri del consiglio d'amministrazione. E ancora in due sentenze che ho letto ultimamente, una del 14 giugno 2013 e l'altra del 20 giugno 2013, leggo una analisi di questo tipo. Quanto più le condotte doverose incidono sulla vita della società e quindi quanto più implicano l'esercizio di poteri di particolare ampiezza, tanto più l'omissione va ricondotta al vertice societario. E quindi quando avviene un infortunio, una malattia professionale, come dobbiamo muoverci? Ecco, io credo che ci sia la necessità. Supponiamo che, creiamo io, che oggi a Rossano capiti un infortunio. Cosa bisogna fare? Bisogna accertare se questo infortunio costituisca un evento isolato, sporadico nella vita dell'azienda o se invece costituisca il frutto di una politica aziendale della sicurezza, di una scelta strategica di fondo. Perché se è vera la seconda ipotesi, non possiamo più prendercela con le ultime ruote del carro aziendale, con i personaggi minori dell'organigramma aziendale. Dobbiamo per forza di cose individuare le responsabilità laddove queste scelte strategiche di fondo sono state fatte. E questa diventa una grande spinta verso la prevenzione, non solo per fare giustizia, una spinta per fare prevenzione. Abbiamo parlato della salute e della dignità dell'uomo che lavora.
della salute e della dignità del cittadino che è esposto a un rischio ambientale. Ma c'è un terzo profilo che vorrei sottolineare, ed è un profilo che ritorna spesso nelle nostre esperienze giudiziarie: la dignità del lavoro di chi svolge un'attività lavorativa, quindi del lavoratore, ma anche del cittadino che muore per causa di un'esposizione a un fattore patogeno, che può essere quello cancerogeno. Perché c'è anche un problema di dignità dell'uomo che muore. Perché quante volte mi sto imbattendo in casi nei quali una persona muore senza che né lui né i suoi parenti sappiano che la morte è cagionata dal lavoro o dall'ambiente. Ci stiamo occupando, ad esempio, di lavoratori italiani che hanno lavorato all'estero, in industria dell'amianto, e che poi, tornati in Italia, qui muoiono, ad esempio, per mesotelioma pleurico peritoneale. Ad esempio, c'è una zona qua vicino, che è il Salento, che è ricca di questi volumi. Ora noi li stiamo sentendo, uno per uno, li stiamo facendo sentire, se non loro, magari già morti, i loro parenti, per capire cosa facevano, dove lavorava. Abbiamo fatto anche una rogatoria in Svizzera, ma le rogatorie hanno un tempo che trovano, mi è arrivata la risposta dopo 3 anni, dopo 8 gradi di giudizio dalla Svizzera, 8 gradi di giudizio, ma anche il governo ha messo l'ultima parola, poi quello che mi è arrivato. Per cui sto cercando di capire come erano quegli ambienti di lavoro attraverso queste audizioni. Ma quello che mi colpisce è che quando li andiamo a sentire, i lavoratori o i loro parenti cadono dalle cupole. Ma come? Ma una è venita a sentirci. Dice, ma questa è una malattia che può arrivare da prima esposizione. Cioè, non si sono nemmeno resi conto che la morte era stata determinata dalla esposizione lavorativa all'amianto. Ecco perché parlo di dignità dell'uomo, del lavoratore o del cittadino che muore per causa di un'esposizione. E in ogni caso, ecco, io credo che, e questa è la seconda esigenza che volevo sottolineare, che noi dobbiamo andare in tutto il territorio italiano alla ricerca dei tumori perduti. Vi do un'indicazione, ecco, concreta. Da quasi 20 anni noi abbiamo organizzato inopinatamente presso la Procura della Repubblica, inopinatamente, perché uno dovrebbe dire, ma è una cosa che fa l'autorità sanitaria, l'autorità amministrativa. Abbiamo organizzato presso la Procura della Repubblica un osservatorio sui tumori professionali. Naturalmente con una competenza circoscritta alla nostra incompetenza del circondario della Procura di Torino. Qual è lo scopo di questo osservatorio? Quello di andare alla ricerca dei tumori da lavoro che altrimenti si smarriscono negli archivi degli ospedali e dei comuni. Quando i colleghi mi dicono ma non ci arrivano segnalazioni, ma dove sono andati a finire? Perché c'è un'istituzione che si chiama RENAM, Registro Nazionale dei Mesotelioni, che è su tutto il territorio nazionale, ha varie diramazioni, credo forse ci sia anche in Italia, che
che raccoglie dagli ospedali questi testi. E poi fa delle pubblicazioni e si vede la nostra penisola con tante macchie rosse. Ogni macchia dice, ecco, quella è una zona in cui si verificano tante cose. Quando io vado in queste zone, dico, ma non ci arrivano, signore. E dove spariscono questi casi? Ecco, per esempio, insomma, la mia curiosità, andando in una città come la vostra, ma non ci sono mesotelioma qua che si verificano tra i cittadini. Vengono segnalati all'autorità giudiziaria. I medici che fanno la diagnosi segnalano oppure no? Nella nostra zona tutti i medici, quando fanno una diagnosi di alcuni tipi di tumore che noi abbiamo individuato, che sono i tumori vescicali, i mesotelioni pleurici peritoneali, i tumori del naso, tumori del naso, falegnami, acconciatori della pelle, e altre, alcune altre patologie tumorali di cui la letteratura scientifica dice possano derivare da un'esposizione ambientale lavorativa. Ora, tutti i medici ci segnalano questi casi quando vengono diagnosticati, non dopo qualche anno, e accompagnano questa segnalazione con una scheda che noi abbiamo predisposto, in cui si elencano le aziende, i settori in cui hanno operato, i luoghi in cui hanno vissuto. Ad oggi abbiamo ricevuto 27.634 segnalazioni che riguardano 1.692 aziende. Di questi 27.634 casi, sono risultati con esposizione ambientale 16.790. Ricevuta la segnalazione, non è che la mettiamo lì. Cioè, questa struttura studia per ciascun caso se il soggetto portatore di tumore sia stato esposto oppure no a un agente cancerogeno. Questo osservatorio non è che abbia scopi scientifici, cioè ci consente di fare il nostro mestiere di pubblico ministero, cioè ci consente di individuare le responsabilità penali ove ce ne sia, perché naturalmente in quei casi li mettiamo per aziende, perché un conto è fare un processo su un caso, un altro conto è fare un processo su 10, 50, 100 casi, assume tutta una rilevanza completamente diversa. Quindi una finalità a questo osservatorio, che è quella di scoprire eventuali responsabilità anche attraverso la trattazione unitaria di più casi di patologia per ciascuna azienda. E facciamo anche, poi, ovvio del caso, indagini epidemiologiche, no? Cioè, magari viene fuori una certa azienda, si recuperano i libri matricola e si vedono tra tutti i lavoratori chi è morto, chi non è morto e chi è morto per cosa. Abbiamo finito ultimamente uno stabilimento dell'Eternit, siamo andati a Siracusa, dico, mai fatta una indagine epidemiologica a Siracusa su questo stabilimento, e adesso l'abbiamo fatta e abbiamo risultati di grandissimo interesse, ma proprio anche sul piano giudiziario. Questo osservatorio però non ha solo finalità di individuazione delle responsabilità penali, perché poi ha anche una finalità, come dire, di risarcimento e di indennizzo, perché quando il medico ci fa la segnalazione,
poi è dovuto fare la segnalazione anche all'INAIL, e quindi questo fa scattare anche la procedura che poi arriva all'indennizzo. D'altra parte, nei nostri procedimenti viene fuori anche il discorso, certo periferico, ma il discorso del risarcimento del danno, no? I processi che noi abbiamo fatto per la Michelin, la Pirelli, tumori, lamine aromatiche, d'amianto, eccetera, ogni caso è stato indennizzato con 500.000 euro circa, che insomma, non salvano la vita a nessuno, ma importante. E poi, ecco, questo osservatorio ha anche importanti ricadute sul piano preventivo. Perché? Perché ci consente di identificare segni magari insospettate, insospettabili di esposizione a un agente cancerogeno. Uno dei casi che noi ne riceviamo vari casi strani, no? Apparentemente strani, gli insegnanti delle scuole, ad esempio, con il mesotelioma, una cosa, poi vai a scoprire che la scuola era coibentata con gli altri. Un caso che noi avevamo a un certo punto ricevuto era il caso, questo anche molto paradigmatico, era un macellaio che si era ammalato di mesotelioma, siccome non si sa, si sa anzi che la carne non è che faccia venire mesotelioma, allora abbiamo cercato di capire come mai si era sviluppato il mesotelioma in macellaio. Allora, studiando la sua storia, si è visto che lavorava in un grande centro commerciale, che si trova in un enorme palazzo al centro di Torino, la Rinascente di Torino. E siamo andati allora a vedere questo palazzo, e vedendolo, ispezionandolo, mi ricordo che ero con i miei tecnici ispettori, vedendolo, a un certo punto la nostra attenzione fu colpita dalla presenza nelle fioriere di battuffoli bianchi, di cui non si capiva la ragione. Poi a un certo punto, insomma, noi abbiamo alzato lo sguardo verso il soffitto, e il soffitto era fatto, sapete, quelle assi che lasciano la fessura tra Marzellana, c'erano tanti pezzettini bianchi. Insomma, quel palazzo era interamente coibentato con amianto, allo stato grezzo. In questo palazzo pioveva amianto, con esposizione mica solo di chi lavora, ma anche di tutti i cittadini. Ecco, se voi adesso andrete a Torino, alla Rinascente, al centro di Torino, potete andarci tranquilli, perché sia pure ricevendo gli accidenti dei commercianti, l'abbiamo fatto svuotare completamente, è stato completamente cambiato. Però senza quella segnalazione questo non sarebbe accaduto. E allora, ecco, questo mi fa pensare, abbiamo sentito tanti problemi, no, anche oggi, però ecco, io ho una convinzione, che la giustizia non è un sogno.